Buonasera e benvenuti a tutti su Galluna News e dal presidio di occupazione del Polo dei Tori, 39esima giornata di presidio. Siamo circondati da un bel po' di persone, molti presidianti questa sera. Se adesso il regista mi fa una carrellata morbida sulla... intanto continuo a parlare, nel frattempo mi hanno raggiunto la mia regista e la mia aiuto regista. Le bambine del presidio che sono qua da quanto tempo sei? Più di un mese. Ecco, la telecamera ritorna adesso su di me, eccolo qua. Nel frattempo vi dicevo, Emma e Monia, le due presidianti che ci fanno compagnia quasi tutte le sere. Allora iniziamo col dire alcune cose che sono successe nelle giornate di ieri e di oggi. Ieri sera ho ricevuto una mail, una PEC dalla Unione dei Comuni, Altagallura, dove era praticamente contenuto il verbale dell'incontro del 21 novembre scorso. Verbale importante perché in quel verbale praticamente sono state rassegnate le dimissioni da 9 sindaci presenti, più 2 assenti che però hanno comunque ratificato le proprie dimissioni nei giorni successivi. Un verbale che chiaramente è stato redatto dalla Presidente pro tempore dei Comuni, cioè dal Sindaco di Tempio Andrea Biancarisi. È un verbale chiaro dove praticamente si dà finalmente, ed è la prima volta che succede, a parte quello che avete pubblicato su Galluna News, la prima volta che si dà risalto al fatto che le dimissioni sono state chieste dal presidio. Così come è anche altrettanto importante ribadire, non è contenuto nel verbale, che questa cosa qua, che nessuno di noi ha mai chiesto indietro le tasse elettorali. Nonostante questo, l'abbiamo già affrontato ieri come argomento, la stampa del quotidiano locale si è preoccupata soltanto di dare il risalto alle tasse elettorali, invalidando e minimizzando assolutamente ciò che era veramente la notizia vera, cioè la dimissione dei sindaci. Dopodiché ho anche ricevuto quello successo stamattina sul tardi, ho ricevuto una mail da parte dell'ufficio legale del Comune di Tempio Pausania, dove mi sono state inviate la corrispondenza che c'è stata il 19 novembre tra il sindaco Andrea Biancarini e l'onorevole Mara Lavigna, che fa parte della commissione, la 12ª commissione sanità del Ministero della Salute. È una comunicazione importante questa, perché in qualche modo fa capire quanto ci sia stato interesse da parte dell'amministrazione pugliese e non solo a questo punto, ma anche di tutti gli 11 comuni dell'Unione dei Comuni, affinché si debbano percorrere veramente tutte le strade possibili per arrivare all'obiettivo che questo presidio si è proposto prefisso dal primo momento, cioè da quel 24 ottobre, esattamente 39 giorni fa. Quindi sono documenti importanti, intanto che rispettano la cronologia della sequenza esatta temporale di quello che è avvenuto in questa corrispondenza tra l'onorevole Lapia e il sindaco Biancarino, e anche per dare il risalto al fatto che in questa corrispondenza è sempre stato citato il presidio di occupazione e queste persone che la regia di Pancrazio che si fa inquadrando, che sono qua da 39 giorni ad affrontare il presidio con grande entusiasmo sicuramente, ma dopo 39 giorni anche con un po' di fisiologica stanchezza. Ben poco mi rimane da dire su questa giornata, se non un fatto molto importante, esterno alla nostra lotta, ma comunque sempre di grande partecipazione, di condivisione della giornata che è stata ieri, se non ricordo male, della giornata mondiale della no alla violenza sulle donne, mi pare che fosse ieri, giusto, chiedo conferma ad una platea che in questo momento non mi sta... 25 dovrebbe essere, era oggi, quindi oggi è stata data, anche qua del presidio è stata fatta una piccola dimostrazione, niente di che, ci siamo
segnati il segno rosso o nero della, di partecipazione, di condivisione della lotta, e poi ci siamo anche, qualcuno si è scritto anche il no sulla mano, il no alla violenza, è una cosa che ovviamente condividiamo, come dovrebbero condividere tutte le persone che vogliono chiamarsi esseri umani. Il resto è ben poca cosa, quanto vale il presidio, la regia si sta divertendo a carrellare sulle pareti, ma vabbè, è giusto che anche in questa occasione ci siano momenti di distacco, insomma, un po' di evasione, che ci, penso Nina che ne abbiamo anche diritto di avere un po' di evasione dalla, insomma, questa giornata che stanno cominciando a diventare lunghe, pesanti e anche piuttosto fredde, diciamo. Non qui, perché qui stiamo qua. Grazie, se vuoi inquadrare Nina. Volevo dire, ricordare appunto questo momento molto bello e emozionante che abbiamo vissuto, ricordare questa giornata. Io direi che no alla violenza deve essere tutto l'anno, chiaramente non deve limitarsi a oggi, sono sicurissima che domani qualche altra donna purtroppo ci lascerà. E voglio dire questo alle donne, che la violenza non è amore, la violenza è violenza, quindi l'amore è un'altra cosa, l'amore ci dà momenti belli, di felicità. Quando i giorni diventano bui, grigi e neri, non è amore. E quindi voglio dire alle donne, reagite, denunciate, chiedete aiuto, non subite. È vero che ci sono dei momenti della vita particolari che non ci vogliamo bene neanche noi. Questo non deve permettere a nessuno però di sopraffarci e non ci dobbiamo far sottomettere a nessuno. Un uomo che maltratta una donna non la ama, e quindi nessun uomo deve permettersi di stare assieme a una donna trattandola così. Quindi reagite, denunciate, non abbiate paura, cercate, ci sono i centri dove potete rivolgervi, parlare di questo problema, però non tenetevi tutto dentro di voi, si possono superare questi momenti, non abbiate paura, andate e denunciate, non permettete a nessuno di dirvi cosa, di obbligarvi a fare delle cose che non volete fare. Non è amore questo, la violenza, l'amore così violento non è amore, quindi questi giorni bui e neri cercate di eliminarli, questo mi sento di dire. Grazie. Perché sei contrario? Perché sei contrario? E cosa? Quello che ha detto Nina, non hai applaudito. Lo ha detto Nina e ovviamente lo condividiamo tutti. Ma la violenza in generale, ovviamente. Anche perché ci sono casi anche contrario con quello che sta facendo quella persona. Non c'è molto altro da aggiungere. Una cosa importante che vorrei sottolineare è che abbiamo avuto una lunga telefonata con il sindaco di Lula, Samuele Zaccarini, telefonata, diciamo così, che è servita a chiarire un po' alcune ombre, non su di lei ovviamente, perché su di noi, ma alcune ombre di cui lei ci ha voluto parlare e che abbiamo penso chiarito abbastanza. E con grande piacere dobbiamo dire che domani lei sarà qua a far visita al presidio, e questo non può che riguardarci, perché insomma la presenza del sindaco, tutti quelli che abbiamo già visto qua, sia del territorio che fuori del territorio, è per noi insomma molto importante. Chi dice che l'azione di un sindaco sia un'azione di un cittadino qualunque dice una cosa che è la metà. La verità è che l'azione di un sindaco non può mai essere paragonata a quella di un cittadino, perché lui ha degli strumenti in mano che noi ovviamente non possiamo avere. Quindi è bene, per la prima volta, che 11 sindaci si siano confrontati con noi, abbiamo deciso di essere popolo, è la prima volta che accade
nella storia sicuramente di questa, di quest'isola, ma non mi azzardo a dire della, del resto del paese, ma sicuramente è un fatto unico di cui ovviamente abbiamo già detto più volte, ormai ne siamo anche stanchi, la stampa non ha minimamente dato l'autorizzazione. Non lo so se avete qualcosa da segnalare. Sì, una puntualizzazione. Aspetta. No, io volevo solo spendere una parola per le donne, cioè, dico che chi usa violenza sulle donne ha grossi problemi di debolezza, grossi problemi di incomprensione. Due persone stanno insieme perché si vogliono bene, quindi non vedo qual è la motivazione di buttare le mani addosso ad una donna o di ucciderla o di ferirla, anche con la lingua chiaramente, non solo con le mani. Quindi credo che le donne in questo momento abbiano tutte le ragioni di questo mondo di vergognarsi di noi uomini, solo questo. Una puntualizzazione che la violenza è sempre da bloccare, da stoppare, perché ci sono anche casi di maschimicidi. Quindi sono più rari, però ci sono anche quelli e sono tendenzialmente anche in aumento rispetto a prima, quindi la violenza è sempre violenza e va sempre bloccata, solo questo. Va bene. Per par condicio. Va bene, grazie. Se vuoi girare la telecamera, non so se stanno pure, qualcun altro, vuol dire qualcosa. Non me ne ero dimenticato prima dell'1 del 3. Dai Daniela, dillo tu Daniela. Vai Daniela, su Daniela. Ringraziamo Rita per la cena che ci ha fatto stasera. Grazie Rita. Grazie Rita. Qualcuno dopo questo presidio magari può pensare di cambiare anche lavoro, perché c'è gente che sta scoprendo dei cuochi sopraffini. Ok, prima che ti metti un incontro di alunni o alcolisti, perché siamo ringraziati, direi di chiamare il grido di battaglia e di qua. Allora, chiudiamo la settimana, 1, 2, 3, a Bari! Grazie a tutti, ci vediamo domani per il 41° giorno di festività e quindi con i video bianchi. Dall'ospedale civile Paolo Vittori occupato, no alla violenza sulle donne. La donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata. William Shakespeare. Sa che non mi ricordi paraoli, no! Dicano... Di chi è stata l'idea? Valentina. Guarda che non ci sia quello...